Durante l'esplosione abbiamo avuto paura. Alcune ragazze hanno perso le loro cose nelle loro case. Le loro case sono state distrutte, le loro finestre. Alcune ragazze sono rimaste ferite, kenyote, alcune urlavano, non sapevano cos'era successo. Pensavamo di morire in Libano, tutte quante. Mia cugina mi disse che sarei venuta in Libano a lavorare in un hotel come hostess o in una casa di cura. Che sarei stata libera, sarei andata a vivere con altre ragazze camerunensi e dopo 6 mesi avrei anche potuto cambiare paese. Una volta arrivato ho visto che era tutto diverso da quello che mi aveva detto. Non potevo mai usare il telefono come volevo. Dovevo lavorare giorno e notte. In casa facciamo di tutto. Puliamo, stiriamo, cuciniamo, ci prendiamo cura dei bambini, portiamo a spasso il cane, facciamo tutto. Siamo come delle macchine tuttofare. Quando ho terminato il mio lavoro ho avuto la possibilità di andarmene e ho incontrato altre ragazze camerunensi, mi sono detta. Perché non creare un gruppo d'aiuto per queste ragazze? Quando arriviamo in questo paese firmiamo un contratto redatto in arabo. Non ne conosciamo il significato e se a mio danno io non posso saperlo, ma l'ho firmato, tutte lo firmiamo. Siamo donne giovani e attiviste. Quando abbiamo avviato questa organizzazione arrivavamo dalle nostre lotte. Nessuna libertà, abusi e quanto sta esattamente succedendo. Così abbiamo detto, perché non ci mettiamo insieme e affrontiamo almeno questo? Non ti danno da mangiare e tu lavori tantissimo, affronti abusi sessuali e poi non hai un giorno libero e non puoi comunicare con la tua famiglia. Alcune ragazze hanno passato 6 mesi, un anno senza poter chiamare la famiglia. Non ti permettono di parlare, non ti danno il telefono, non hai internet, non hai niente e non hai un giorno libero. Trattano i loro animali, cani e gatti, meglio di noi. Dobbiamo guardare all'accumularsi dei fattori che hanno reso le lavoratrici domestiche molto vulnerabili in Libano. C'è stato un inasprimento dovuto all'esplosione, perché da quel momento sono state ancora più marginalizzate. Così, anche se alcune di loro non sono state direttamente coinvolte dall'esplosione, ora sono più vulnerabili, perché la situazione in Libano è ancora più spaventosa. Dunque c'è maggior necessità di mettere l'accento e rendere centrale l'assistenza di queste donne. Una donna etiope chiedeva sempre, voglio tornare a casa, non mi trovo bene, voglio tornare a casa. Le avevo spiegato, per tornare a casa devi aspettare, la tua datrice di lavoro ti ha accusata, dice che sei scappata, che le hai rubato qualcosa, quindi devi aspettare almeno un mese, 2 settimane. Il giorno dopo l'ho vista suicidarsi, si è impiccata. Non avevo mai visto una persona uccidersi, ho toccato il suo corpo morto. Why? Perché? Abbiamo libanesi in Etiopia, abbiamo libanesi in Nigeria, abbiamo libanesi in Liberia, hanno grandi aziende, possiedono le loro aziende, nessuno li guarda con malanimo, rispettano le persone, nessuno gli dice niente, ci vanno, lavorano lì, cambiano il futuro della loro vita, sono un sostegno per le loro famiglie qui in Libano. Noi lavoratrici domestiche qui stiamo facendo lo stesso, siamo sullo stesso piano. Ci siamo unite credo più di 4 o 5 anni fa, perché abbiamo visto alcune altre ragazze che avevano un gruppo come le etiopi. Abbiamo cominciato a parlare e poi fondato un gruppo di keniote per sostenerci l'un l'altra quando abbiamo dei problemi. Quando qualcuna vuole fare un intervento chirurgico ci aiutiamo vicenda.
Quando dai inizio a qualcosa che riguarda ciò che hai vissuto, è facile. Perché il dolore e la lotta che ne derivano ti fanno venire voglia di portare un cambiamento o fare comunque qualcosa.